Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo con questo video. Guardate che giornata ancora, Black Friday spettacolare, quello di quest'anno. Stiamo facendo grandissima cassa con qualunque roba ragazzi. Soprattutto gli 84 ci stanno facendo fare, guardate, questi tre piedi ho pagati massimo 2000 oggi. Guardate, tutti a 5000. Tutti a 5000. Ho provato anche qualcosa con gli 83. Questo Correa ha pagato 800, questo 800, questo 800, ragazzi, grandissimo mercato. Cioè qualsiasi cosa si vende. Quindi come vedete qui ci sono alcuni tripie che abbiamo preso proprio adesso. Si vende a 5000, quindi capite, 1000 crediti di guadagno. Ma adesso andiamo a vedere ragazzi, oggi è domenica, oltre ad esserci il Super Black Friday che ci sta facendo fare un botto di crediti. Quindi è utile andare a vedere gli 84 che abbiamo visto in tutti questi giorni. Bensì andiamo a vedere cosa poter fare oggi che è domenica. Allora possiamo andare sicuramente a fare oro rari della Ligue 1. Perché? Perché qui ci sono alcuni giocatori della Ligue 1 che riusciremo a prenderli quasi a prezzo di scarto e si vendono un po' di più. Quindi iniziamo ad offrire per i giocatori della Ligue 1 a prezzo di scarto poco più, tipo 700, 750. E così via. E in più, questa cosa, se escono pack ultimate si riesce a fare molto meglio. In più andiamo a prendere gli 83 a prezzo di scarto. Ad esempio anche il Correa si vende quasi a 2000 ragazzi. Io sono riuscito a prendere un bel po', 850, 900. Alcuni proprio si ho voluto tirare fino a 1000. Quindi altri 1000 crediti di guadagno a carta. Io offro, ragazzi, adesso vedete parte dal minuto. Se escono per caso pack ultimate, giocatore rari, questo qua a 20 secondi è già pieno di Correa 800. Quindi se offrite per tutti, magari qualcuno che arriva un po' più tardi non riesce a prenderli, e beh, lascia tutti quanti a voi. Un altro ad esempio è Morata, come abbiamo visto già in live. Morata stessa cosa, ieri si prendeva proprio al massimo a 9,50 poco fa. Quindi noi offriamo, dopodiché qua già c'è qualcuno. Andiamo ad alzare a 9,50 che si prendevano tranquillamente poco prima, come ieri ragazzi, stessa cosa di ieri. E la stessa cosa possiamo fare su Acerbi. Acerbi si prende sui 1000. Acerbi si prende sui 1000. E possiamo fare un bel po' di crediti anche con lui. Detto ciò ragazzi, questi sono gli oro rari che si riescono a prendere. Ma non scordatevi anche che, non essendo uscite tante sfide per gli oro comuni adesso riusciamo a prenderli davvero a prezzo di scarto. Quindi se noi ci mettiamo ad esempio qua con il buon sempre verde Piccini, che è un esempio ragazzi, come al solito, lo mettiamo a 3,50, iniziamo ad offrire. Sì, non li prenderemo tutti, non li prenderemo magari come speriamo, però ne prenderete davvero tanti, perché col fatto che non richiede tantissime sfide, non richiedono giocatori oro comuni, perché queste del Black Friday dicono sempre rari 10, rari 9, rari 8. La gente sui non rari non ci sta facendo proprio, non è proprio messa lì a cercarli ogni poco. Come Piccini possiamo prendere ad esempio il buon, vi faccio ad esempio gli stessi per farvi capire raga, per non darvi altri nomi che poi se no vi buttate lì tutti quanti e non riuscite a comprarli. Quindi io vedo gente che già conoscete, vedete, Lopez a 40 secondi non c'era nessuna offerta. Cioè questi ce li prendiamo easy, tranquillamente, oro offrirò per tutti. Stessa cosa il buon Tesiglio, raga, Tesiglio a 300 addirittura. Anzi, ma qualcuno ha offerto prima di scadenza a 300. Quindi offriamo e andiamo a prenderli. Ci riempiamo la pila a 50 alla volta, 50 alla volta, 50 alla volta. Vedete, Kluivert l'abbiamo preso, Kluivert si vende un bel po' ragazzi. Gli altri magari no, per adesso non abbiamo preso nessun Correa, ma non l'abbiamo seguite le aste. Vedete, questo lo stiamo prendendo. Questi sono 1200 crediti di guadagno qua. Questo 1700 lo lasciamo. Quello 1600 l'abbiamo lasciato perché era troppo poco il guadagno. Però vedete, uno l'abbiamo preso a 800, era 1200 crediti. Quando ci abbiamo messo ad offrire per i Correa e non abbiamo seguito le aste. Perché ad esempio se le seguiamo, qua possiamo offrire 1400. Perché tanto sono comunque 500 crediti. Qua 2004 lasciamo. Qua a 1000 ci arriviamo. E così via ragazzi. Seguitele queste aste per questi giocatori. Ad esempio questo Correa può essere che lo riusciamo a prendere. Questo qua
No, cazzo, 2000, ho sbagliato. Si è alzata l'offerta mentre alzavo io. 1700 me lo prendo. 1500 me lo prendo subito. 1400 me lo prendo subito. E così via. State dietro alle aste. Riuscite a fare anche qualche colpo. Senza dubbio, perché col fatto che. E non, vi ripeto, abbiamo preso un altro Correa. 1400, altri crediti. Anzi, ma forse addirittura si è alzato, raga. Rispetto a mezz'oretta fa quando ne ho presi un bel po'. Perché ho visto delle offerte a 2,4. E invece si è alzato, ora sta a 2,4, quindi qua avete capito quando ci abbiamo fatto. E qua ci abbiamo fatto 1000 crediti. Qui altri 1000, raga. Cioè, potete capire che i giocatori sul mercato ci sono, è il momento di approfittarne. Sono i giorni in cui potete fare una marea di crediti, ragazzi. Io guardate, ho fatto 271.000 crediti solo oggi, perché ho fatto la squadra, come potete vedere. Ho preso Mbappé, Neymar, Diatta, Hakimi, Pelé, vabbè di Pelé. Ed ho rimesso completamente a zero. Quindi quei 271.000 crediti li ho fatti solo così in un'oretta più o meno circa. Un'oretta e 20. Ma mi mancano l'ultima partita di FUT Champions. Dopodiché vedo i premi. E se dovesse andare qualcosa bene, prendo subito Messi. Altrimenti mi metto di nuovo sul mercato e cerco di arrivare a Messi entro domani sera. Così da cacciare quel Diatta lì dall'esterno alto. Detto questo, ragazzi, come sempre. È stato un piacere. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi chiedo di lasciare un pollice in su. Vedete anche Ronnie Lopez abbiamo preso. Un pollice in su per farmi capire che il video vi è piaciuto e vi è stato soprattutto utile. Ci vediamo domani con il prossimo video e molto probabilmente anche in live perché c'è il Cyber Monday e mi aspetto butteranno fuori qualcosa di interessante. Ciao ciao ragazzi.